Can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now there's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate, it's like I'm huffing pain. Gioele Bertolini, che tipo di percorso è quello che deciderà la maglia rosa? Ma un percorso tutto a rilanci, con un terreno molto duro che attacca tanto al terreno. Infatti mi aspettavo il classico percorso qui, anche quello molto duro con le salite, invece mi sono ritrovato un percorso nuovo, tutto corto e a rilanci, e stiamo a vedere domani cosa succederà. Questo percorso è molto tecnico, molte curve, molti zig zag, e sicuramente non si farà a velocità. Qui chi sa guidare la bicicletta e chi sa farla scorrere è più avvantaggiato, e dopo bisognerà vedere anche un po' le sfortune, perché ho visto che ci sono molti punti dove è facile bucare. Un percorso molto nervoso oggi, bisogna stare attenti fino all'ultima curva perché è, diciamo, molto tecnico, ci sono molte curve in questo percorso. Sì, secondo me sarà una gara comunque molto veloce, perché non essendoci fango e non essendoci delle salite di vario genere, così sarà un percorso molto veloce, ce la giocheremo tutta fino alla fine. Now I know we said things, did things that we didn't mean, and we fall back into the same patterns, same routine, but your temper's just as bad as mine is. You're the same as me when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back, it wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when it's all. Lorenzo Samparisi, un percorso davvero particolare questo. Ma sì, è molto tecnico, ha qualche buca, quindi bisogna cercare di andare di rapporto e bisogna stare attenti a non scollare. Percorso molto bello, valido, la gamba sta migliorando dalle ultime gare che non sono andate troppo bene, quindi si può far bene, dai. I'm tired of the games, I just wanna back. I know I'm alive, she ever tries to fucking leave again. I'm tired to the back. È un percorso molto particolare, molte curve, il terreno abbastanza sconnesso, quindi bisognerà un po' stare attenti anche ai sassi, alle varie radici per non forare e poi dare tutto come sempre.